Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come sostituire il cavo coassiale della DJI Air Unit e dell'HDX Vista. Per questo tutorial ci serviranno un cacciavite esagonale, una croce e un attaglio. In descrizione vi lascio qualche link su dove trovarli. Partiamo dall'Air Unit svitando queste due viti esagonali. Quindi troviamo subito il connettore, come potete notare ci sono queste linguette nere sui lati. Prendiamo il cacciavite a taglio e lo infiliamo sotto, poi facciamo una leggera pressione verso l'alto. Ok, come vedete il connettore si è sfilato. Ora vediamo come mettere il nuovo cavo. Per iniziare poggiamo il connettore sopra, poi lo spingiamo verso il basso con il cacciavite piccolo. A questo punto facciamo passare il filo nella scanalatura. Quindi rimettiamo sopra il coperchio e avvitiamo le viti. Perfetto, cavo sostituito. Passiamo alla videocamera DJI, anche qui iniziamo svitando le due viti esagonali. Come vedete il connettore è uguale, usiamo la stessa tecnica per sfilarlo. Per riposizionare il nuovo lo appoggiamo sopra, poi facciamo una leggera pressione verso il basso fino a quando non si incastra perfettamente. Concludiamo rimettendo le due viti esagonali. Passiamo alla DJI Air Unit Lite e qui apriamo una parentesi sul nome della VTX. Infatti il nome esatto di questa VTX è appunto DJI FPV Air Unit Lite, come potete vedere dal software di gestione della VTX che è appunto DJI Assistant 2. Il firmware della VTX è gestito completamente da DJI, che poi invia le unità ai suoi partner che le venderanno con il loro nome commerciale. Fino a poco tempo fa l'unico rivenditore ufficiale della VTX era HDX, che la commercializzava con il nome HDX Vista. Come sappiamo però DJI recentemente ha concluso la collaborazione con HDX e il nuovo partner che si occupa di vendere la VTX è Runcam, che la propone con il nome commerciale di Runcam Link. Di fatto però la HDX Vista e la Runcam Link sono la stessa VTX, quindi proprio non ci sono differenze tra i due modelli. Chiusa la parentesi vediamo come muoverci. Iniziamo svitando questa piccola vite esagonale. Poi rimuoviamo il fermo del connettore. Come vedete anche questo connettore ha due linguette nere all'estremità, basterà fare una leggera pressione verso l'alto per sfilare il connettore. Per sistemare il nuovo basterà appoggiarlo sopra e spingerlo verso il basso fino a quando non si incastra. Quindi infiliamo il fermo del connettore in questo perno. Poi con un cacciavite lo spingiamo verso il basso in modo da poter sistemare la vite in comodità. Passiamo alla Nebula Pro, qui abbiamo 4 viti a croce da svitare. Come vedete abbiamo il solito connettore e come sempre facciamo una leggera pressione per staccarlo. Per rimettere il nuovo basterà appoggiarlo in sede e spingerlo con decisione all'interno.
quindi concludiamo riavvitando le viti. Perfetto, per oggi è tutto. In questo tutorial abbiamo visto come sostituire il cavo coassiale dell'Air Unit e dell'Air Unit Lite. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.